Prosegue la marcia di avvicinamento dei biancazzurri all'esordio di campionato. Ieri sera a Vasto, dinanzi ad una bella cornice di pubblico, i ragazzi di Oddo hanno superato i biancorossi per 3-0 nell'ultima amichevole precampionato. Da sabato infatti si inizierà a fare sul serio con l'esordio in Coppa Italia con il Frosinone allo Stadio Adriatico. Al cospetto degli aragonesi, i biancazzurri scesi in campo con qualche assenza hanno fatto vedere buone cose e mostrato anche una buona condizione fisica. Peccato per l'infortunio occorso a Nicastro, che dopo uno scontro di gioco è stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 19 minuti del primo tempo. L'ex stabiese, unica punta centrale di ruolo in Coppa per la squalifica di Manai, potrebbe saltare la sfida con i ciociari. In evidenza ieri allo Stadio Aragona il giovane Nando Del Sole, subentrato proprio a Nicastro, è autore di una doppietta. Il primo gol segnato allo scadere del primo tempo dopo una bella azione corale della squadra e la seconda rete al 38esimo della ripresa con un bel tiro che non ha lasciato scampo al russo. Nel mezzo, al 16esimo della ripresa, il gol di Cristante, con Crescenzi e lo stesso Del Sole fra i migliori nella calda serata vastese.